Vai, via, si fa. L'Aria è una formazione, diciamo, che ha avuto un momento pre-campionato, un'ottima preparazione. Amici Sport a chilometro zero, insieme a Jacopo Poggesi, che ha intervistato per noi i due allenatori dell'Aquila Calcio Montevarchi femminile, Paolo Baldini e Matteo Montefusco, in questa vigilia di campionato. Andiamo a rivedere insieme le aspettative, la voglia di ritornare in campo delle ragazze rosso-blu, che comunque hanno iniziato la stagione con il piede giusto, aggiudicandosi il primo match di Coppa Toscana con il Real Vinci, e quindi hanno avuto modo di preparare al meglio questa prima di campionato con il Bellaria. La squadra l'anno scorso ha avuto modo di muovere i primi passi in questo campionato di Serie D e di dimostrare la grande voglia di emergere in maniera definitiva e affermarsi in una disciplina sempre più diffusa in Italia, e che è l'Aquila Montevarchi dimostra di credere in questo progetto e mette insieme le componenti giuste per far vivere una stagione straordinaria. Naturalmente si intensifica l'intesa fra i due tecnici, ormai parte integrante di questo progetto. Buonasera a tutti. Affrontiamo la prima partita di campionato con il piglio giusto, come abbiamo fatto nella prima di Coppa. Non guardiamo gli avversari, perché a livello tecnico, tattico, abbiamo cercato di dare un'impostazione sul nostro gioco, non su quello degli avversari. Quindi veniamo da un ottimo precampionato, un'ottima preparazione. Due domeniche fa, quando abbiamo affrontato il Real Vinci, una società nuova che non sapevamo chi fossero effettivamente, la squadra si è comportata bene, un momento di difficoltà, però siamo usciti bene dal campo, abbiamo retto il gioco. Ci aspetta questa prima partita, siamo molto fiduciosi, aspettative alte, e niente, noi facciamo un campionato per noi stessi, non per quegli altri. Lo dicevamo prima, c'è davvero tanta attesa per questa prima di campionato con il Bellaria e le ragazze del Sublu, dopo il ritiro di Sereto, che ha consentito di conoscersi e di maturare schemi di gioco e intese in campo e di preparare al meglio questa partita in calendario al Brilliperi domenica 15 ottobre con inizio alle 15:30. Sì, salve. Una partita che si prepara da sola non direi, perché ogni partita necessita della giusta attenzione. Veniamo da un risultato importante, che è il 3-0 in Coppa, che non ci deve far sedere sugli allori. Bellaria è una formazione, diciamo, che ha avuto un momento forse di crisi adesso, a giudicare dai risultati che ha avuto in Coppa, ma la cosa non ci deve interessare. Noi andiamo per giocare la nostra partita al massimo, senza limitazioni di nessun tipo, cercando di mettere quello che è il nostro gioco, i nostri dettami tecnici e tattici in campo. Sicuramente il 3-0 contro il Real Vinci è un buon punto di partenza. Vogliamo ripartire da lì, perché diciamo che quest'anno vogliamo essere assolutamente protagonisti nel campionato di Serie D. I due tecnici confermano il buon lavoro svolto e la buona condizione del gruppo per vivere questa stagione come protagoniste, con il piglio della scommessa, tutto da vivere e da vincere. La preparazione è andata bene, abbiamo svolto una preparazione importante, diciamo, perché aiutati da preparatori esperti, non da queste categorie ma da categorie maschili superiori, le ragazze si sono comportate bene, hanno durato fatica, e come si è visto contro il Vinci si vede questa preparazione, e cominciamo a correre dal 60esimo in poi. Questo ci fa ben sperare, perché le ragazze completamente disponibili ci stanno dando retta e i risultati per ora si vedono. Speriamo che duri la situazione. Molto fiducioso sotto il profilo atletico, diciamo, delle ragazze. Sotto il profilo atletico per il momento siamo a posto. L'abbiamo visto anche nella partita contro il Real Vinci. Dal 60esimo in poi, 65esimo in poi, abbiamo continuato a martellare. Sono arrivati anche i gol tutti nel secondo tempo, e questi senz'altro sono indici positivi del lavoro fatto. Abbiamo lavorato più di un mese per preparare l'inizio del campionato. Siamo stati veramente forti, secondo me, perché le ragazze non ci hanno mai tradito, sia a livello di presenza che a livello di impegno.
e quindi dal punto di vista atletico mi posso ritenermi completamente soddisfatto e Vai, via, si fa. No, vai. Accidenti, chi si porta?